Ciao a tutti, eccoci a questa nuova puntata del nostro podcast su YouTube. Oggi non sono solo, ho qualcuno che mi dà una mano, che è la mia fidanzata, che anche finalmente ce l'ho fatta convincere a partecipare. Buon pomeriggio a È una. tutti. È un po' timida, La però. prima volta. Ma no, Vabbè. non morde il registratore comunque. È tranquillo, lì tranquillo, non morde, non Sì, morde. va bene, andiamo Vedi, se mettiamo avanti. sul dito, proviamo a mettere il dito qua, non succede niente, vedi, non morde. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, oggi presenteremo Sengai, che è un'app di Microsoft con varie funzioni. Quindi abbiamo dal riconoscimento dei testi in modo rapido, quindi per esempio su una confezione di biscotti, oppure sul detersivo, insomma, sulle confezioni, anche alimentari e non solo, oppure possiamo Schermo usuario. Menu. anche Promemoria. leggere dei libri, riconoscere i volti, poi vedremo come, leggere le banconote, riconoscere i colori e anche l'ambiente che ci circonda. Ora proviamo ad aprirla, con Siri non ci riesce, infatti proviamo subito. Ehi Siri, apri Sengai. A quanto Eh pare, no, non hai no. un'applicazione chiamata Sing. Se vuoi, Peccato, posso peccato che ho dato provare a Sengai. rigirarla Comunque, vabbè, questo è sull'applicazione Siri. Store. Ehi Siri, apri Sing AI, pulsante. Adesso andiamo a cercarla da qua. Pagina 2 di 9, regolabile. Pagina, Rai Play, Radio, Remote, Prever, Rock, Skype, Shazam, Sonos, Spotify, Spotwatch, Sing AI. Ecco, quindi Sing AI si scrive. È di Microsoft. Purtroppo è in inglese ancora, ma vabbè. Penso che presto. Pulsante. Allora, questa è la schermata principale. È un menu Menu, dove pulsante. ci sono varie opzioni. Adesso andiamo a vedere quali sono. Close, pulsante. Facial recognition, pulsante. Face recognition, che vediamo Facial recognition, dopo pulsante. come funziona. Help, pulsante. Help, c'è tutto l'aiuto in inglese, purtroppo. Feedback, pulsante. Feedback, se vogliamo mandare un feedback ai sviluppatori, una segnalazione. Settings, Le pulsante. impostazioni, che andiamo subito a Settings, help, vedere. pulsante. Settings, currency, pulsante. Currency ci permette di selezionare la valuta del riconoscitore di banconote. Configure 3D Touch Shortcuts, pulsante. Possiamo configurare il collegamento per il 3D Touch. Manager Lighting, interruttore, Ecco, attivo. questo, se è attivo Manage Lighting, praticamente ci dà la possibilità di automaticamente controllare l'applicazione, controllare se bisogna del flash, eccetera. Infatti qua ce lo Sing will dice. automatically adjust the camera flash and torque based on lighting conditions. Ecco. Speech, intestazione. Speech, se vogliamo leggere senza voiceover, ma non interessa. Sync, speechate, 50, adjust speech for announcements, E torniamo this thing will indietro. affect voice, adjust speech for announcements, speech, saying, manager, configure 3D tab, setting, Andiamo back, indietro. pulsante, close, E pulsante, vediamo. facial recognition, pulsante, close, Chiudiamo il menu pulsante, con back, close e pulsante, questo è il playback, primo. pause announcement, channel, short text, Short regolabile, text. Allora, abbiamo qui pause announcements, questo pulsante. pulsante pause announcements, vuol dire che praticamente per fare smettere di parlare automaticamente l'applicazione, ma vi consiglio di Feedback, lasciarla attiva. pulsante. Quick help invece è per l'aiuto 16, 52. veloce. Ecco, attenzione, Pause qui sta già announcement. provando Channel. a Pause announcements. leggere lo Pulsante. schermo del computer qua vicino. Infatti, se io punto verso lo schermo, si mette a leggere qualsiasi cosa che è successo sullo schermo del computer. Marist. Maristella. Skype Millet. Skype contact piccola. Mozz. Skype conversazione e chiama. Ma e. Ecco, vedete lo schermo? Ovviamente mi sto muovendo CC. piano piano, legge lo RS. schermo del Skype Millet. computer. SD chiama. 1300 RS. Se provo, non Accedi. leggiamo Short oltre, perché text. questo Click. qua, Sta leggendo i fatti purtroppo, miei praticamente. no, purtroppo qui ancora non siamo passati ad Apple, quindi non leggiamo tanto questo schermo, che è uno schermo della concorrenza, non è lo schermo di Windows, quindi non lo leggiamo più. Faremo i conti dopo. Qui Adesso mette un WhatsApp c'è notifica. una Dash. notifica. Altro. Cancella. Allora, cominciamo da una bella Pulsante. confezione di biscotti. Non possiamo pubblicità, a parte che si sentirà dopo quando legge, ma vabbè, comunque. Adesso ne mettiamo V. il. E. Ecco, 160. vedete? 21. FRCM. Fai. Ma anche tanta frutta e verdura. 165G. A. 1, 2, 6, 0, 7, 7. A. Ma anche tanta frutta e. I. 1, 2, 6, 0, 7. A. Per contenere. De outre fruits Qua arachis. sta Carnis. leggendo Te uven. in Un tutte dux le una. lingue, Una. perché ci sono anche le Ok. altre Vip. lingue, chiaramente. Nova. Editi evidenziati. Vediamo Suche. se riusciamo a. Otto dea. Pouch de straces de outre sar. In ingredients in character spelvento de clenca de Tedesco, spectio stans disperso benissimo. nesovi. Erivo nerdro. In. Punto elenco. Barra etto della. Punto elenco. Punto virgola. Era ridi la caleo.
WhatsApp. Facciamo tanto WhatsApp adesso. Quick end, pulsante. Vediamo se riusciamo a prendere l'italiano, perché è scritto ovviamente in tutte WhatsApp, le lingue sulla messaggio, indicatore sulla notifica, trascino, confezione, no? Quindi dobbiamo trovare menu, pulsante, la lingua italiana. Vediamo dov'era. Ecco qua, fin qua. Vediamo un po'. Ecco. Ecco, ci siamo. Vabbè, vediamo un po'. Cacao, di Barra Palma. Stare tranquillamente, più fermi possibile, ovviamente, perché comunque il testo poi lo legge. Adesso vabbè, qua non troviamo l'italiano, ma c'è A di al documento di punto A in Italia, italien www.r.lengo.ngo italiano di cacao e e values burksni values valori valores moyennes s virgola valori N Italia, italiano, cao, bisco, G, via Parma, produttore B, Erges Pelletin, Novara, in Italia barra prod, Italia Prodwich, www, prodotto in Italia e prodotto in Italia, Erges Pelletin italien, a gusto di cacao, ingredienti, biscotti, 75%, farina di frumento, olio di semi di girasole, ma ora sarucco di glucose, prodotto Italia e prodotto in Italia e prodotto in Italia. Ne legge, perfettamente. Possiamo provare anche con la lettura del documento, non sempre funziona in questo caso. Quindi il secondo channel, il secondo canale che è lettura documento, legge tutto insieme, però non sempre sui prodotti funziona. Adesso proviamo, ma non so quanto riusciamo a vedere. Vediamo un po'. Riusciamo a leggere qualcosa, vedete? No, no, non ci riusciamo. Infatti questo è più che altro per... Ecco, ci dice come andiamo, left edge, bordo sinistro non si vede. Non è semplice in questo caso, perché è una cosa, praticamente è una confezione a forma cilindrica, quindi vabbè, comunque abbiamo letto la confezione. Vediamo qualcos'altro, adesso c'è qualche altra cosa da provare. Cosa abbiamo qua? Vediamo, abbiamo che sono questi dei biscotti ancora, vediamo un po', non c'è niente, vediamo. Questa è una confezione però diversa, perché praticamente c'è la carta trasparente. Ecco, ci siamo. Uioina, e, sempre con e, comode, da, fat barra con farina, e 100% di uova galline allevate a terra. Buone, 010 calorie, per il 65% di 200 g, alla media biscotti, SS, in. Ecco, sono queste qua biscotti, ecco, poi, adesso stiamo facendo le cose un po', poi ovviamente voi vi spostate piano piano. Sempre con e, 2 barra odiva, 1948 ad oggi. Fatti con farina, zucchero di barra 100%, di uova fresche da galline allevate a terra. Di noie e oeri. Pavesinia solo il 3,5% di 9 calorie. Ecco. Barra barra barra. C'è nel short text. Erano i pavesini. Benissimo, vedete, funziona, è molto comodo. Secondo me è una cosa molto utile questa applicazione. Sì. Perché barra, per noi è utilissima, tra l'altro anche gratuita. Quindi, insomma. Vabbè, abbiamo... Vabbè, direi che... Bene, insomma, abbiamo provato... Abbiamo una pagina di un libro, ecco, vediamo se riusciamo a leggere anche una paginetta. Allora, apriamo il nostro libro, una pagina a caso, schiacciamo un po' in giù, perché sennò non c'è qualcosa per fermare la pagina qui, se riusciamo a trovare qualcosa. Oh, perfetto, mettiamo questo un attimino, c'era il computer. Vabbè, fa niente. Ok, vediamo se riusciamo a leggere qualcosa. Mai fronte a nulla, quel xinicio e venite, e anche bene, fortuna, non siamo M, disse. Poi con la sua matita corticolare delle radiografie. L'autore di questo crimine, freddo tipico degli psi, A. Ah, questo è sempre il canale iniziale, quello di testo automatico, Adesso andiamo a leggere il documento, vediamo se riusciamo a leggere meglio. Ecco, ho già trovato la... Ecco, ho già fatto la foto, l'ho tirata sulla pagina, vediamo cosa ci legge. Di questa musichetta, quelli che sta riconoscendo. Pulsante, punto. Pulsante, punto. Scar result, punto. Scar result, punto. Solo un punto ho trovato. Back, pulsante. Back, pulsante. Back, menu, pulsante. Ci dice come mettere la... Ci dice di star fermi. Vediamo un po'. Però non sempre funziona benissimo con i documenti. Comunque noi facciamo sentire, insomma, via. Pulsante, scar result, IN11. Cri, pulsante.
Assistive touch. Meno stop. Pulsante. Re. Pulsante. IN11. Mi sa che dà fastidio. Proviamo a togliere questo che blocco che ferma, perché mi sa che lo fermo, ma copre anche delle pagine. Proviamo a far così. Vediamo se riusciamo in qualche modo. Lift edge not visible. Top end lift edge not visible. Un po'. Lift edge not visible. Ma ci sono sempre le indicazioni in inglese, ovviamente. Lift edge not visible. Hold steady. Rising. Vediamo un po' se va meglio. Poi dipende anche da molti fattori, come è fatto il libro, eccetera. In questo caso non ce l'ha trovato, addirittura cambiamo pagina. Che a me non sembra proprio perfetto come riconoscimento di testi lunghi, intendo, però. Perché avevamo detto che praticamente funzionava come come fare KNFB Reader, ma non so. Top end readages not visible. Noise visible. Lo proviamo. Noise visible. Non è, ma in questo caso va ancora migliorata per il riconoscimento dei testi. Top end corner not visible. Top end left edges not visible. Hold steady. Processing. No, ha fatto una cosa stranissima. Pulsante. Beh, secondo me per i testi. Proviamo con me. Proviamo. Vediamo se con me. Vediamo. Forse va. Vediamo, può darsi, sai. Con le donne non funziona meglio. Vediamo. Vediamo un po'. Sei bravo, su. No, qui mi sa che si comporta così. No, nessun bordo. Noise visibile. E allora? Più in alto come messo in questo caso. Visibile. Ecco, passati un pochino a sinistra, a destra anzi. Ecco, vediamo un po'. Noise visibile. IFTTT. Adesso senza bene. Ma vai, ho adesso. Hold steady. Ecco. Processing. Vediamo un po'. Back, pulsante, scar result. Qualche appunto sul suo. Se il dentista che la si trova di, del primo rapon, Stepar. 1-0 prossimità della baia, penso ricevedere stava un ingrandim occupante pilotin. Punto lengua in coltivare ovili. Ilodi, che carico investigare a due scagnozzi. Li hanno tret settore diretto che si, la sostiene CL. Elenco possibili dentisti. Va bene, rispose. L'antotaccia le si nota una certa regola sangue. Igno. Parte che, allora. Pulsante. Per quanto riguarda i libri, abbiamo tante altre alternative. Adesso, che sono in senso. Altro, cancella. Nel senso, abbiamo libri dappertutto, quindi non. Benissimo, passiamo. Ecco, i prodotti, il codice a barre, vabbè, non ve lo faccio. Meno sul libro c'è, ma mi sa. Sì, eccolo. L'ha trovato. Vedete questo beep che però adesso è finito. No, non c'è più. L'ha individuato prima, ma adesso non più. Praticamente riconosce il codice a barre dei prodotti, ma siccome qui siamo in Italia e non vengono riconosciuti, forse anche. Vediamo se c'è qualcos'altro col codice a barre. Vediamo se i biscotti di prima. No, qui non si. Chissà dove è il codice a barre. Non si trova neanche. Vabbè, comunque non. Qui sul libro prima l'aveva trovato. Beh, comunque tanto non funziona, quindi cioè. Switch to front camera. Pause announcements. Oh, tanto comunque non, da noi non è supportato, quindi è anche inutile mostrarlo. Praticamente se è un beep che diventa praticamente beep diventano più veloci a mano che si avvicina al nostro codice a barre e poi viene riconosciuto e ci viene detto che prodotto è e anche maggiori informazioni a volte, però non da noi. Questo Stati Uniti solo e basta. Quindi. Oh, questo è il riconoscimento dei volti. Allora, adesso io. Quick
Pure. Pause announcements. Switch to front camera. Pulsante. Faccio vedere. Switch. Luca Nair. Luca Nair. Butto visual float away. Ecco, mi riconosce. What faccio next? Luca Nair. Butto visual float away. Dice Luca. Luca Nair. Butto visual float away. Vedete? Luca Nair Center. Luca Nair. Near, visual, near center. Pause. Perché già pulsante. Mi sono... mi sono registrato. Adesso vediamo come si fa a riconoscere un nuovo volto. Ecco, infatti dice questa persona può essere riconosciuta che è Luca. Adesso vediamo, riconosciamo un altro volto. Allora, di qua. Pulsante, switch to back camera, pulsante. Switch front. Ecco, adesso vediamo di riconoscere. Pulsante. Quando ci dirà un pochino più, vediamo riconoscere il volto di Lucia che, però non, aspettate un pochino, non lo vede. Non lo vede? Ma non lo so. Vediamo un po'. One face, zero face. Ecco qua. Stavo vedendo. Facciamo un attimino. 0 barra 3 foto stacker. Take picture. Andiamo a prendere 3 foto, del volto. Vediamo. Ma. No, perché posso dirti che sei un po' troppo. Ma che non lo fa. Faccio nearly, digi one photo away. 0 faces. One face near, 0 faces. One face nearly, 0, one face, 0 faces. Vediamo bene in centro. Perché se ne dice one face. One face near button right one foot away. Zero one face take close pulsante. Zero faces. Quick pulsante close zero quick switch to front take pick one face zero faces. Zero barra tre foto stack take pick. Non l'ho presa ancora, aspetta. E qui bisogna, sarebbe da far fare da un vedente in questo caso il riconoscimento iniziale, ma non ce l'abbiamo. One face near zero faces. Vediamo. Di uscire. No. Una riconosce. One face near, zero faces. Aspetta. One face near, zero faces. One face near, button right, one foot away. Take picture, oscurato. Close. One face near, button right, one foot away. One face near, button right, one foot away. Close. Back, pulsante. No, ho riconosciuto per sbaglio. Pulsante. Adi. Close, pulsante. Quick, switch to backup. Take picture, pulsante. Assistive touch. Menu. Switch to back camera, pulsante. Switch, one face near, button right, one, take picture, pulsante. Take picture, oscurato. No faces from in the picture. One face near, 0 barra 3 foot, take picture, pulsante. One face near, button right, one foot, take picture, oscurato. Ok, una. Una barra 3 foto, one face near, button right, one, discard last photo. One face near, take picture, pulsante. Vediamo. One face near, 0 face, one face near, button right, one, 0, take picture, oscurato. One face near button right one foot away. 2 barra 3, 0. One face near button. One face, take picture. 0. One face near button right one foot away. Take picture. Oscurato. 0 faces. Ed ecco. Q maiuscola. Campo di testo. Adesso. Enter. Andiamo a mettere il nome. L maiuscola. I. Volusi. C. U. Y. Ecco. 2. Pulsante. Salviamo. E adesso. Back. Pulsante. Dovrebbe riconoscere tranquillamente, infatti me la sta già dicendo. Lucy Nair, zero faces. Eccolo lì, Lucy. Proviamo. Take picture, pulsante, pause announcements. Switch to front camera, pulsante. Vediamo un po' come l'ha trovata, un po' più lontano. Pause announcements, pulsante. Switch to front camera, preview. Switch to front camera, pulsante. Vediamo un po'. Come aveva detto Lucy. Se non dice più. Come mai? Lucy nel Riptage, due feet away. Lucy nel Riptage, quindi Lucy vicino al bordo destro, due feet away, quindi due piedi di distanza da noi. Quindi vedete che ce lo dice. Molto bello questo dei volti, Take picture, pulsante. Bene. Currency. I soldi. Vediamo se andiamo qualcosa qui. Ne abbiamo?
Sì, abbiamo, 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 meno male, sempre buono averne un po' di soldini. Se no. Allora. Vediamo cosa abbiamo. Un attimino di. Sì, sì, tanto qua non c'è problema. Sento, sento già il rumore della carta, eccola qui, è già arrivata. Vediamo un po' come fare. Allora, in questo caso bisogna tenere un po' distante. Qua lo mettiamo qua. No, così non va. Qua. Ecco, vedrete che lui dice in euro perché sono euro che vanno riconosciuti. Ecco, 20 euro, se avete 20 euro. Ecco, sì, proviamo un altro, vediamo se... Vediamo un po'. Questo è ancora in beta, questo canale, de, questo riconoscitore dei banconote. Ecco, 10 euro, perfetto. Funziona, voglio dire. Shame Preview. Allora, questo è interessante. Descrive l'ambiente circostante intorno a noi. Ovviamente è sempre beta, se provo a fare una foto a caso, vediamo cosa ci dice. Take picture. Processing. Processing. Probabile per seminare shift. Una persona con una maglietta rossa, è vero? Sì. Sì, è vero. Quindi, ha indovinato. Close, pulsante. Interessantissimo questa cosa. Close, take picture. Ce n'è previ, color. Voglio fare un'altra. No. Un'altra? Andiamo a fare un'altra, vediamo, facciamola di qua, vediamo un po' da questa parte cosa abbiamo. Take picture, pulsante. Take picture. Processing. Beh, qui ha sbagliato. Ha detto che è una cucina, ma non lo è. No. Probabilmente ha visto la scrivania. Vediamo da questa parte. Pulsante. Ah, poi close, ovviamente possiamo salvare la foto close, che abbiamo poi scattato. Vediamo di qua. Take picture. Processing. A desktop computer sitting on a disquita monitor keyboard and mouse. E beh, direi che me lo di così. Un computer con la tastiera e il mouse su una scrivania. Giustissimo. Save photo. Possiamo salvare la foto o condividerla. Infatti, un'interessante funzione è quella di poter facile scrivere le foto da altre applicazioni, quindi da Facebook, eccetera. Basta condividerla e aprirla con Saying Hi e così riconoscerà. I colori. Colori. Vediamo, ecco qua, vediamo un po' la maglietta di prima. No. White. Però c'è anche il giubbotto che non so come. Grey and black. Grigio e nero. White. Grey. Il grigio ci dice. Black. Nero. White. Di qua. La maglia. Brown. Abbiamo? Brown. Grey. Brown. Marrone. Brown and black. Marrone e nero. Black. Questo è il libro. Grey. Ancora grigio, quei colori. Vediamoci che è ancora in beta, Questo è per la scrittura a mano, non posso dimostrarlo, non hai ancora più niente di scritto a mano. Rilevatore di luce, interessantissimo. Allora, vedete, rilevatore di luce, light, qui non ce n'è praticamente perché sono proprio... Ho messo davanti la mano. Ecco, sempre di più. Balcone. Di qua c'è una luce molto abbastanza potente, dovrebbe essere il balcone, qui di meno, qua il computer, lo schermo del computer, ecco, molto interessante. Bene, e questa è Saying Hi, molto interessante, devo dire, migliorabile nel riconoscimento dei testi lunghi, però bisogna anche vedere i libri come sono fatti, come sono stampati, cioè lì dipende da molte cose, anche se sinceramente per i libri abbiamo altre comunque possibilità. C'è. Comunque c'è. E tutto il resto direi molto interessante, speriamo presto diventi anche disponibile in italiano, so che per alcuni l'inglese è un po' un problema, però d'altronde... è anche vero che ogni giorno meno un minimo di inglese bisogna saperlo, altrimenti bisogna sapere. Comunque spero sia piaciuta questa
questa dimostrazione. Ma sicuramente anche perché ci sono io e quindi certo, piacerà sicuramente. Sì, se la prossima volta praticamente niente, mi posso anche... Come, mi tolgo direttamente, facciamo insieme, dai, così è più piacevole, perché sempre io vi diranno, insomma, sempre lui, se uguale. Ma almeno... tutte vogliono sentirti, sai che quando ti sentono poi... Come? Sì, sì. Vabbè. Vabbè, comunque, alla prossima, se avete qualche suggerimento, c'è sempre appunto il canale, oppure il gruppo, che è il gruppo VoiceOver ormai su WhatsApp. Ringrazio tutti quelli che mi seguono. E a presto. Ciao a tutti.